Nel mese di marzo, dedicato al mieloma multiplo, è arrivata a Napoli la campagna di sensibilizzazione promossa da AIL e da Lampada di Aladino Onlus, con il contributo non condizionante di Celgene, dal titolo «Mieloma ti sfido, io non mi lascio cadere». L'iniziativa ha come focus la scherma, un'attività sportiva che incarna metaforicamente il duello con il mieloma, in cui il paziente è coinvolto quotidianamente. L'obiettivo della campagna è quello di sensibilizzare i cittadini su questo tumore del sangue aggressivo e ancora poco conosciuto e sensibilizzare pazienti e specialisti sull'importanza di trattare tempestivamente le ricadute di questa malattia. Il quadro è cambiato completamente nel corso degli ultimi anni per una serie di ragioni. La prima è l'introduzione di farmaci estremamente efficaci che fino a 15 anni fa più o meno non avevamo, per cui la cura che davamo ai pazienti era più mirata al controllo dei sintomi, ma non a un vero e proprio prolungamento della sopravvivenza, né tantomeno ottenere, come ora facciamo, una vera remissione completa. Devo dire che nella nostra esperienza la diagnosi oggi viene fatta anche prima, per cui non assistiamo più o quasi mai, diciamo, a quelle malattie straordinariamente avanzate che arrivavano in ospedale già con gravi complicanze scheletriche, renali, che sono poi le più importanti di questa malattia. E la cosa che ci fa ben sperare è anche che la ricerca è in progresso continuo, per cui al di là dei nuovi farmaci, oggi abbiamo quelli che definiamo nuovi farmaci, e tra non moltissimo avremo anche delle terapie cellulari che ora sono, diciamo, agli esordi, ma che tra non molto dovrebbero rientrare poi nella pratica clinica, per cui è azzardato forse parlare di guarigione, però a noi piace esternare un concetto che è la guarigione funzionale in qualche maniera, cioè che anche se vi sono minime tracce della malattia il paziente riesce ad andare avanti per molti anni con una qualità di vita assolutamente accettabile. È un piacere per me poter fare da testimone e poter portare in giro un po' di informazioni su questa malattia che non è purtroppo tanto conosciuta, ma che colpisce parecchie persone. E quindi, così come nella scherma si combatte, ci si sacrifica e si cerca di arrivare a un obiettivo, così per il mieloma, per questa malattia, una volta diagnosticata, si cerca di combatterla e di arrivare alla guarigione.